secondo appuntamento della stagione tra le mura del Nazareth, avversaria di giornata l'Arzachena di Luigi Alvardi. Il calendario mette una sarda sul cammino dei biancorossi, un'altra dopo il Selargius, costretto al pari appena una settimana fa in Sardegna. Grassi chiede ai suoi di allungare la striscia positiva, l'Arzachena vuole archiviare il 4-1 subito tra le mura di casa contro il Terracina. Si comincia al settimo con Asa che trova subito la rete del vantaggio, Persichetti a rifinire, palla sui piedi dell'attaccante sardo che si infila tra i due centrali e deposita alle spalle di Caldaroni. 14esimo, già raddoppio, lancio a scavalcare la tre quarti, Spano aggancia, porta palla e mette a sedere Caldaroni. 2-0 e partita in salita per l'Isola Liri che prova ad accorciare prima dell'intervallo. 41esimo, punizione di Ciro Pozziello, respinge la barriera, forse con un braccio. Tra le proteste Raffaele Pozziello raccoglie e lascia partire la conclusione, si deve accontentare però della parte alta della traversa. 15 minuti di riposo, Grossi cerca di svegliare i suoi, al primo minuto però Spano taglia le gambe dei ragazzi di casa. Grandi responsabilità stavolta però per Caldaroni che non vede il diagonale basso di Spano, palla nell'angolino alla sinistra del portiere, neanche il tempo di realizzare che i Blancos di Alvardi firmano il poker. È tripletta personale di Spano, discesa col turbo di Asa che mette in mezzo un assist al bacio per il ragazzino terribile classe 94 che deve solo ribadire in rete. Grandi esultanze e un accenno di reazione che passa dalla testa di Giglio, bravo a trovare la sfera sul traversone di Berardi appena un paio di minuti dopo. Ancora qualche occasione per l'Arzachena e ancora Spano al 17esimo dalla distanza che costringe Caldaroni a scaldare i muscoli. Finale senza schemi, Grossi butta dentro anche Graziani e Caligiuri. Cresce il potenziale d'attacco. Latitano però le occasioni, il tecnico isolano in settimana dovrà rivedere qualcosa in fase di non possesso. Si arresta la striscia positiva e la classifica resta ferma a 5 lunghezze. Arriveranno giorni migliori, Grossi lo sa e i ragazzi pure. I tifosi prendono atto e sperano di dimenticare quanto prima, magari già domenica prossima contro la Strea.